Ok, ragazzi, sono in live. Spero di sì. Vediamo un po' se per caso c'è qualche responso. Per caso. Madonna, ragazzi, che brutta faccia stasera. Ciao Jack, buonasera. Oh, vedi, almeno uno c'è, dai, almeno uno con cui vedere questa live c'è, meno male. Meno male, l'hai vista la maglia? Guarda un po', guarda un po'. Come promesso, ho portato la maglia nuova questa sera. Boh, non lo so, ragazzi. Faccia non mentirsi, sempre il mio preferito. No, Jack, stasera sono sceno. Cioè, stasera c'ho sto baffo. C'ho sto baffo veramente inguardabile. Ma non me lo posso nemmeno fare. Poi dopo ti spiego anche perché. Perché non posso. Perché in realtà. La Nintendo Direct di stasera in realtà nasconde una challenge, però ne parliamo tra poco, magari quando entra qualcun altro, chi lo sa, ammesso che entri qualcun altro, tipo Stream Elements, grande Stream Elements. Domanda, caro, come vedi il tutto? Cioè, tu vedi lag? Spero di no, spero, insomma, decisamente di no. Allora, a parte il fatto che voglio un attimino alzare due o tre cagate, allora questo così, ok, ma io spero si senta, io spero si senta. No, va tutto bene, ok, perfetto, buono a sapersi. Decisamente, come dire, decisamente buono a sapersi. No, vediamo un po'. Vediamo un po', mi sa che siamo solo io e te stasera, Jack. C'ho come questa sensazione qua, perché non sta venendo nessuno. Siamo solamente io e te. Gli altri ci hanno abbandonato, temo. Gli altri sono dei traditori che preferiscono guardarsi la live, le altre live per conto proprio. Ma poi la domanda è: ma tu lo vedi? Cioè, non vedi lag, vero? Cioè, vedi come me il cazzetto, no? Tipo questa. Questo conto alla rovescia, ecco, in qualità decente, spero. Fammi un po' sapere. Mi sembra di sì, perché non ti sei ancora lamentato, di conseguenza, immagino di sì. Immagino che tu riesca a star vedendo bene, ecco. No? E vabbè, mancano 5 minuti. Io volevo fare una bella premessa, volevo parlare un po', dire due cagate, no? Ma tutti hanno fatto no, hanno fatto non veniamo. Non veniamo, e hanno imitato questa maglia. Hanno imitato, bastardi, brutti stronzi. Vabbè, dai, guardiamoci un attimino. Vorrà dire, Jack, che sarà tra noi intimi. Vorrà dire che sarà una live tra pochi intimi. Tra l'altro, sto parlando a voce bassa perché c'è mia madre che dorme, per l'appunto. Anzi, no, sì, come no, sì, c'è mia madre che dorme. Di questa stasera non è che posso alzare troppo la voce. Ecco, devo un attimino contenermi. Beh, d'altronde, voglio dire, quasi mezzanotte, mi sembra anche. Mi sembra anche normale, voglio dire, in genere a quest'ora le persone normali dormono. Non se la meritano la maglia, è vero, sono dei traditori. 7 minuti, ma arriverà qualcuno, chi lo sa, bella domanda. Non so se mettere i filtri oppure no, non so se. Urca miseria, c'è melaccia! C'è melaccia, grande mela, grande mela. Secondo te è meglio con i filtri o senza? Perché stasera faccio particolarmente cagare, no? E praticamente non lo so, tipo, non posso neppure farmi il baffo, e dopo spiego perché. A fine live lo spiego, facciamo. Anzi, no, lo spiego prima. No, lo devo spiegare prima, perché se fallisco la challenge, effettivamente non so nemmeno su che cazzo è questa live. Allora, prima di tutto, su che cazzo sia questa live. Prima di tutto, non mi deludere veramente, Mera, mi raccomando, non mi fare incazzare, Mera, con questi congiuntivi per cominciare. Allora, no, sto scherzando. Allora, dicevo. E seconda cosa, no, perché magari sapete, io parlo così con Mela, però magari uno entra, no, vede tipo questo dialogo e dice: porca troia, ma questo è uno stronzo, prende e se ne va, no? Dicevo, stai bene senza filtri, non ti preoccupare, ti amo. Dicevo, cosa stavo dicendo? Ah sì, che la prima cosa è quella. La seconda cosa, ragazzi, è che in realtà dovete sapere. Che questa live stasera nasconde una challenge, e vi spiego perché. Perché allora oggi ero al lavoro, mi chiamano per darmi una bella sorpresa, no? Praticamente mi dicono che fino a mezzanotte di questa sera,
Non potrò assolutamente usare. Porca puttana, porca puttana, Richiar, che paura. Però ti ringrazio, grazie per esserti subato again. Anzi, adesso ti segno pure. Aspetta un attimo, eh. Ma quindi c'è anche Richiar. Ma quindi c'è anche Richiar. Shit, dai, siamo addirittura in tre a vedere sta stronzata stasera. Allora, ciao caro. C'è anche Kylin, grande Kylin. Dicevo che la challenge di stasera, no, è anche il fatto che allora ero al lavoro, ricevo una telefonata, insomma, stringi stringi, mi dicono che non è possibile usare né lavandini né il cesso fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte, perché praticamente è collegato con le tubature di sotto, no? Hanno buttato il cemento, insomma, praticamente fino a mezzanotte, orario peraltro che comincia al direct, io non posso usare il cesso. Cioè, se io devo pisciare, cagare, ti arrangi, io devo stare lì, devo stare. E devo stare qua e tenermi tutto. Ora, ragazzi, indovinate, ma provate a indovinare perché è difficile, a chi è che scappa da cagare dalle 9 di questa sera. Io, ragazzi, non ce la faccio più. Io sto morendo, c'è proprio l'intestino che sta per esplodere. Non ne avete idea, no? Però sto resistendo, che oltretutto, come se non bastasse, no? A mezzanotte è vero che il cesso si è sbloccato, però comincia la live, comincia il Nintendo Direct. Io che devo fare? Cioè, devo abbandonare il Direct, devo abbandonare per andare a cagare? Cioè, no, già mai, io devo prendere, ragazzi, no? Mi dispiace. Piace. Io quindi ho deciso di rendere il tutto particolarmente emozionante. In che modo? In questo modo qua. Io praticamente praticamente ve l'ho detto, oltre che così devo anche resistere fino alla fine della live senza cagare. Cioè, ragazzi, ce l'ho fatta per 3 ore, ce la posso fare per altri 40 minuti, credo. Caga adesso, implicando che mi bastino 2 minuti per cagare, no? Se qua c'è proprio. Qua ragazzi, c'è, ve l'ho detto, c'è un lavoro veramente che, cioè, l'impero colpisce ancora. Allora, dai, signori, mancano 2 minuti e mezzo. Mancano 2 minuti e mezzo a questo direct. Vediamo un po' cosa ci propina questa volta Nintendo, quali titoli stanno per essere annunciati, quali delusioni stiamo per subirci, no? Io mi sono ormai. No, non è vero, non me ne sono fatto una ragione, sono incazzato, sono. Se il rumor, ragazzi, che ho sentito sul lottatore nuovo di Smash Bros. È vero, io mi incazzo, ragazzi, mi incazzo troppo. Non ve lo dico, non ve lo dico ancora chi è, dovete vederlo. Però, insomma, Nintendo parla di merda per un'ora. Eh sì, magari chi lo sa, è una nuova versione di Nintendogs. Io sono senza Switch, quindi la seguo giusto per sport. Ma sì, dai, anche per arrabbiarti nel caso annuncino stronzate. Oh, ma però sta andando, ragazzi, Devo dire che per ora non sembra esserci nessuno in top. Oh, c'è anche Ele, porca puttana. Riappaio a caso dopo mesi per dire maglietta 10-10. Grazie, sono felice. Sono felice che apprezzi questa maglia, la faccio vedere per l'appunto, non è caso, nel caso non l'abbiate vista, però sono, grazie mille e sì, dispiace che riappari in questa occasione, perché sono osceno questa sera, ti passo veramente il baffo, che veramente, mamma mia, e come spiegavo prima, di conseguenza non posso usare il cesso, non posso usare neanche il lavandino, no? E quindi sto baffo me lo devo tenere, io mi volevo fare una doccia, mi volevo sistemare prima di andare in live, no, no, non si può, devo andare in live così, devo vedere, devo fare sto direct così, e vabbè ragazzi, che vi devo dire, comunque dai, qualcuno è arrivato stasera che si vuole guardare queste. Che si vuole guardare questa live insieme al sottoscritto, ragazzi. Ovviamente mi pare scontato dirlo, nessuno sa nulla, c'è giusto qualche rumor. Allora, in queste ultime 30 secondi faccio qualche predict. Ma che predict voglio fare? Semplicemente faranno. Boh, ma quale predict? Faranno vedere Luigi's Mansion, sicuro. Faranno vedere Pokémon. E poi? Boh, e poi boh, non lo so. Il personaggio nuovo è Smash. Sicuramente qualche sorpresa c'è, sicuramente qualche leak che nessuno ha mai, di cui nessuno ha mai sentito parlare salta fuori questa sera, per forza, perché con i Direct c'è almeno un qualcosa che nessuno aveva previsto. Signori, sta per cominciare! Signori, sta per Peggy cominciare! 18. Zitti! Allora. Bellissimo. Ragazzi, si sente? Domanda? Spero di sì.
Che è? Ma è Overwatch? Cosa? Cosa? Ma stiamo scherzando? Cosa? Porca miseria! Porca puttana, ragazzi! Gli eroi non muoiono mai. No! Oh, sì! Sono con voi. Cazzo, ragazzi! Arrivano! Ciao, Steph! Ciao, Steph, tra l'altro! Porca miseria, ragazzi! Porca puttana! Grandioso! No! Ma allora era vero! Ragazzi, ma allora quella cover lì per Switch in realtà preannunciava questo! Non posso crederci. No, ragazzi, chi c'ha la Switch? Giochiamo, Minasan, ohayou gozaimasu. Hello. Nintendo Direct no annai yaku o tsutomemasu. Takahashi desu. Caputa, sono troppo contento. 最初にご覧いただいたのはブリザードエンターテイメントさんのオーバーウォッチです。今年の10月に発売を予定されていますので、今後の続報にご期待ください。ここからは任天堂スイッチのヘッドラインです。ご覧ください。Luigi's Mansion 3 takes place in a haunted hotel.Where every floor has a distinct theme unlike any other. Case in point, Tomb Suites. I mean, a pyramid inside a hotel? Guess we should expect some mummies, harsh sands, and booby traps. As for the other floors, well, there's a disco floor, a pirate-themed restaurant. You get the idea. May not be the usual amenities,But there's a rogues gallery of bosses to check out before you, well, check out. Yes. Speaking of amenities, step right up to this all-new attraction, Scream Park. In this party mode, there's a Luigi team and a Gooigi team. Mm. With only one Nintendo Switch system, 2 to 8 players can battle it out. See which team can defeat the most ghosts. Collect the most coins by piloting floaties with the Poltergust G00 and break the most targets.Hey, even Luigi needs a break sometimes. Luigi's Mansion 3 opens its doors on October 31st, just in time for Halloween. Sarà mio, ragazzi, ve lo dico già. Get a load of this new free-to-start Kirby game. Fermi! Kirby, 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 and Kirby are teaming up again to face tough bosses. We're calling it Super Kirby Clash. Take up quests in town, and collectively, you and your team will pick 4 jobs.That's right. Get your weapons, get your gear, and get ready. C'è un boss rush di Kirby, praticamente. There are more than 100 quests. So, get a look at your enemy and make sure you have the right jobs for the job. Vabbè, carino. The key to victory is to know your role and work as a team. You can play alone, together on one console. Sì, multiplayer sicuramente più figo. Or even play online.Kirby RPG, no, non ancora, quello non ancora, me va. It'll be time to unite with friends and players from around the world and overcome each challenging quest when Super Kirby Clash launches shortly after this presentation. And hey, it's free to start too. Più che altro è gratis, capite? Quindi insomma non è male per questo. This long-awaited, recently released RPG is getting a remake. Questo ragazzi è bellissimo. After 25 years, fans of the Mana series can look forward to the HD remake of the third game in the trilogy, Trials of Mana.From 6 different characters, you'll choose a protagonist and 2 companions. The ones you choose will determine which of the interwoven stories you'll follow through this reimagined world. Now you remember what will happen to dear Jessica if I die. This interference will not be forgotten. As each character advances, they'll have the opportunity to switch their class, allowing them to learn stronger special moves and spells. Step into the light.Or show your dark side when picking your class to change your character's appearance and abilities. Unlike the classic version, characters have a full range of movement, including jumping and combo attacks for each member of your party. Non è spoiler, questo boss, però. Once again, the wheels of fate are beginning to turn.
Find out what's in store for the beloved world of Trials of Mana on April 24th. Questo ve lo straconsiglio, ragazzi. Io ho giocato l'originale, è bellissimo. È veramente stupendo, uno degli RPG più belli che abbiamo fatto. What happened to the crew of this doomed ship? The Oberdin vanished at sea in 1803, only to wash up 4 years later in Falmouth, England, with no sign of survivors. The fate of the crew remains unknown. As an insurance investigator for the East India Company, you must board the ship and uncover the mystery of its disappearance and return. Your analysis will rely heavily on one less than ordinary device. Use the power of the Momentum Mortem pocket watch to turn back time and witness each soul's last moment. Cosa? You bastards may take exactly what I give you! Explore the ship. Observe the situation. And record your logical deductions. Without you, the true tale will never be told. What brought the Oberdin to such an end? Little by little, tease apart the misfortunes of the ship and its crew to solve the mystery. Return of the Oberdin arrives on Nintendo Switch in autumn 2019. Vabbè, carino. There's bella. A small town out there with a big secret. What? Ah, sì. Bah. Never leave town. That is the rule agreed upon by the people of this peaceful town and the castle protecting it. Mm-hmm. Vabbè, one questo. Day, there suddenly appeared a giant monster. Bosses. To defend the townspeople, one boy named Axe will stand up to face it. And the only weapons he'll need are ideas. But to win one of these battles, you must know when to use them. Strategy is everything if there's any hope to win. During battle, you can move around to garner support from townspeople. Take advantage to gain the advantage. Seize every opportunity to protect your town in this new RPG from Game Freak. And almost all the music in the game was composed by Undertale creator Toby Fox. Ah, è questo, Little Town insomma. Hero will make a stand on Nintendo Switch October 16th. E le dici you can gioco della nave. The game from Nintendo eShop shortly after this presentation. Oh, vabbè, carino. Autumn is coming to Super Smash Bros. Ultimate. Ragazzi, fermi. We can finally fermi. Confirm the release date of Challenger Pack 3, Banjo and Kazooie. And the release date is... today. Ah. After today's Nintendo Direct, we'll broadcast a video detailing how to use Banjo and Kazooie, featuring the game's director, Masahiro Sakurai. As a special treat, the video will begin immediately following the Nintendo Direct you're watching right now. Sì. To tide yourself over until the release of Banjo and Kazooie, please check it out. Non sarebbe male anche però se lo mettessero giocabile, l'originale. Fermi! Fermi tutti, fermi! No. No. Fermi. Fuori, ma chi cazzo se ne frega? Dai, su. Te pareva. Sì. Niente di personale, ragazza. Thank you.
Ma che cazzo se ne frega. Bello Ash palestrato, raga. No, che palle, ragazzi. Ora è sviluppo e se lo possono anche tenere. Ma chi cazzo se ne frega? Ma chi cazzo se ne frega, ragazzi? Ma chi cazzo l'ha chiesto? Chi cazzo l'ha chiesto? Chi cazzo se ne frega? Porca troia, gioco per perdenti. Vaffanculo. Vabbè, niente, dai, abbiamo capito. So, vaffanculo. Terry Bogard from Fatal Fury is joining the battle. Me ne sbatterò i coglioni. The five fighters included in the fighters pass. Can there really be only one left? We're happy to confirm the development of more DLC fighters for Super Smash Bros. Ultimate. Vabbè. Outside the five fighters included in the Fighters Pass, we can confirm that other new fighters are in development. Ah. The battle isn't over yet. Vabbè, dai. Posso passare oltre. Posso anche sopportare di più Terry. Dai. 最後に告知されたさらなる追加ファイターについての詳細は後日 改めてお伝えします。引き続きNintendoSwitchのヘッドラインです。 It's about time to wake the Windfish in The Legend of Zelda Link's Awakening, which means the next big adventure on Nintendo Switch is fast approaching. You'll meet some strangely endearing islanders, face a series of puzzling tasks, and encounter some oddly familiar faces. Faces. Whatever happens, help Link escape Koholint Island before its mysteries get the best of him. With the all-new Chamber Dungeon, you can place chambers earned on your adventure to arrange your own dungeons, add in plus effects that alter chambers, and save chamber dungeons to a compatible amiibo figure featuring a character from the Legend of Zelda series. That way, your friends can play them. Di questo non me ne frega niente. The Legend of Zelda Link's Awakening will launch on September 20th. Ma ve lo giuro, And the new Link amiibo will be available same day. Buonasera. Pre-order it from Nintendo eShop now and earn double gold points. Purtroppo era Terry, Kia. Te lo dico già, era Terry Bogard, però ho detto altri personaggi ne arrivo. From Super Smash Bros. Ultimate. Now join his adventure. Questo mi interessa. Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition is exactly that. The most complete version of a sprawling adventure story that allows you to choose between HD and 2D graphics. Travel to past Dragon Quest worlds. Mi piace troppo sta musica. And experience new character-focused stories. The day the game launches, free downloadable content can be found in the Champions Pack, including consumable items and more equipment that can change the appearance of party members. An RPG giant draws near. Draws near. Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition journeys onto Nintendo Switch September 27th. Massi, ti sei perso Overwatch su Switch, non sto scherzando. Until then, you can prepare for your adventure with the free demo on Nintendo eShop. E Terry Bogard su Smash, che ce ne sbattiamo veramente i coglioni, ma sul serio. Ciao Erika. Looking for more Fire Emblem goodness? Sì. Then say hello to fermi. Tokyo. The worlds of the Fire Emblem series and Atlas Games have crossed paths. Questa è una buona notizia. And the result is coming to Nintendo Switch. The story takes place in modern Tokyo. Where creative energy is so abundant, it's materialized into something called performa. Questa è una bellissima notizia, which ragazzi. Wicked mirages who suck it out of people. Era solo su Wii U prima. You'll face off against this threat as up-and-comer Itsuki Aoi Bene, and his friends contento. Who are trying to make it in the entertainment business. Fire Emblem characters like Crom and Sita will join you from another dimension. Together, you'll wage deep turn-based battles. Blending the combat of the Fire Emblem Kami Tensei series. Starry on Suicide Watch. In the Nintendo Switch version, there's a new song that wasn't included in the original. Be sure to check out the other new features, from the new story elements to the characters joining you in battle for the first time. Hey, is that Tiki? Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore releases January 17th, 2020. You can preload it from Nintendo eShop shortly after this presentation. È un ulteriore motivo in meno per comprare Wii U. Welcome back to where nothing is what it seems. Cioè? Boston, 2019. It all begins again when FBI agent Aaliyah Davis opens an investigation into an old serial killer case. Devo giocare a She also opens a door.
to the unknown. A door that also takes us back to New Orleans, 14 years ago. Ragazzi, spero che non mi spoileri l'uno perché ci devo giocare. Here our story follows an FBI agent who goes by the name of York. The journey between past and present will take Aaliyah and York on a winding path. But what lies at the end? Will it be truth or madness? Comunque sì, Erika, si può fare, eh. Deadly Switch lo consente. 2, a blessing in disguise boggles and beguiles on Nintendo Switch in 2020. Nel senso and di now for the shocker. Stare... The original game in the series will launch on Nintendo eShop as Deadly Premonition Origins shortly after this presentation. Ah, così. Va bene, grazie. Divinity Perfetto. Original Sin 2 Definitive Edition is finally coming to Nintendo Switch. Non me ne frega Check niente. It out. Non me ne frega niente. Sono contento, ma non me ne frega niente. Diventa chi vuoi. No, sono già un coglione. Volevo solo dirvi comunque che per me, tra parentesi, intanto che c'è questo, il main team di Dragon Quest devasta il main team di Final Fantasy sotto ogni punto di vista. Secondo me, poi voi vedetela come vi pare, ragazzi, ma per me... Sono d'accordo. Sono d'accordo, Jack. Mi riferivo a lui. And now for a message from Bethesda. Sentiamo. Hey Nintendo fans, Pete Hines from Bethesda. Hey, on behalf of everyone at id Software, I'm excited to announce something really cool that we have coming to Nintendo Switch later this year. I'm sure many of you have fond memories of spending countless hours playing your favorite games on Nintendo 64. Well, this year is the 25th anniversary of Doom, one of the most popular first-person shooter franchises ever. And to celebrate, we're re-releasing one of our favorite games, Doom 64. Doom, sapevo. For the first time since its original release in 1997, Doom 64 will be officially available on a Nintendo console. Relive your crusade against the demons in more than 30 action-packed levels. Or if you're a newcomer, experience the retro first person shooter to help make Doom one of the most popular shooter franchises. Cazzo attivare quando affronti il boss finale di Final Fantasy 4 che gli devi rubare una roba prima. Doom 64 che te lo senti a ripetizione. On Nintendo Switch on November 22nd this year. Nel boss finale di Final Fantasy 4 dovevi tipo rubargli una roba prima di iniziare lo scontro che ti serviva, però non mi ricordo adesso. Brand new IP from developer Hi-Rez Studios, Rogue Company. To most of the world, Rogue Company is a rumor at best, but its operatives are the real deal. And as one of these elite specialists, you'll face challenges which will require your specialized abilities and tools to combat the infamous organization Jackal. Play against friends or match up with a similarly skilled team online in a variety of objective-based game modes. Whether you wield guns, gadgets, or melee weapons, your playstyle will depend on your choice of mercenary, which can be fully customized. There will be plenty of modes, maps, weapons, skins, in-game events, and more. Devi rubargli una cosa sneaks up on Nintendo Switch in 2020. Non ho detto nulla, non ho detto nemmeno come si chiama, non ho detto cos'è. シリーズ完全新作ポケットモンスターソードシールドです。今回は冒険をより楽しくする情報をご紹介します。こちらをご覧ください。 è una cosa che ti aiuta. Vabbè, Pokémon Spada e Scudo, vediamo. Pokémon Sword and Pokémon Shield take place in the Galar region, a scenic land where people and Pokémon work together toward a prosperous future. Among them, you'll encounter new Pokémon and meet new people throughout your adventure. Wow. Today, we'll cover four features you can look forward to. First, customizing your look. No. Once again, the latest entry in the series lets you pick your outfit. This time, it's not just tops and bottoms, but a wide variety. Avete sentito, non è più top e bottom, eh? Se avete capito cosa intende. Plus, you can change your hairstyle or put on a little makeup. There's a lot more to becoming a champion than simply honing your battle skills. You've got to look the part too, don't you think? Second,
Pokémon Camp. E questo cosa sarebbe? During your journey through the Galar region, you can camp anytime at Pokémon Camp. While you're there, you can play with your Pokémon. And as you get to know them better, they'll also improve in battle. Io queste cose le ho sempre, questi minigiochi li ho sempre odiati. You can visit other players' camps too. Feel free to bring along one of your Pokémon and hang out with up to three other players at the camp. We definitely recommend interacting with another player's Pokémon. Perché su Switch? Third, curry on rice. Pokémon Camp is also a great place to cook up a dish that is very popular in the Galar region. Curry on rice. How your curry turns out and what type it is ultimately depends on which berries and other ingredients you use. What? Not to mention the heart you put into it. Ma cos'è la cucina di Breath of the Wild? Però solo col curry. And each one you cook up will be registered in your curry decks. To master the art of curry. Huh? What's that Pokémon doing here? And fourth, we'll introduce some new Pokémon discovered in the Galar region. First is Poltegeist. Normally, it makes a home for itself by hiding amongst tableware at hotels and restaurants. Its body is made of tea, complete with its own aroma and flavor. It may even allow a trusting trainer to taste its tea. This ghost-type Pokémon also has a special ability called Weak Armor. Next, another new Pokémon called Cramorant. Ma cos'è? This flying and water-type Pokémon has one huge appetite. It will swallow anything it can fit in its mouth. E chi è questa? When it uses surf or dive during battle, watch as it rises from the water, along with the catch in its mouth. If it takes damage in this state, it'll retaliate by spitting out its catch at the attacker. This is Cramorant's exclusive new ability, Gulp Missile. And that's all we have to share with you today. Pokémon Sword and Pokémon Shield will launch on Nintendo Switch November 15th. いかがでしたか？発売まであと2ヶ月となりましたが、ガラル地方での新たな冒険にご期待ください。だってあれとガーコはポストでガーラ。さて、任天堂スイッチオンラインの正式サービスが開始され、そろそろ1年となります。ベロ。任天堂スイッチオンラインでは、これまで様々なサービスを提供してまいりました。アノンチャートロスネス。アノンチャートロスネス、この度、新しいサービスが加わります。ロスネス、ベロ。スーパーファミコン、任天堂スイッチオンラインです。Buongiorno. Dai, スーパーファミコンで発売されたさまざまなタイトルを任天堂スイッチでお楽しみいただけるようになります。中には今回が初めての移植となるワイルドトラックスも含まれます。もちろんジョイコンを押す分けしての対戦協力プレイやフレンドとのオンラインプレイを楽しむことができます。巻き戻し機能も初めからついています。そして最初に配信されるタイトルですが、ご覧の20タイトルすべてを明日9月6日から配信開始いたします。また今後のタイトル追加につきましては不定期で行う予定です。任天堂スイッチオンラインに加入されていれば無料でお楽しみいただけますので、ぜひご体験ください。È il momento di sfruttare l'anno gratis che mi ha regalato Twitch Prime。 わかりました。当時の操作感覚でお楽しみいただけるようスーパーファミコン任天堂スイッチオンライン専用のコントローラーも発売いたします。充電はプロコントローラーのように USB ケーブルで行います。このコントローラーは任天堂スイッチオンライン加入者限定商品として販売いたします。詳しい情報はウェブサイトでご確認ください。当時と同じコントローラーで遊んでみるのはいかがでしょうか。Però con lo SNES Mini secondo me è meglio. Nintendo Switch のヘッドラインです。 Su Switch secondo me lo SNES è figo portatile, capite? Sure, you know Tetris, but can you survive this? Nintendo Switch Online members, the large-scale puzzle battle game Tetris 99 is getting a free update. Tetris 99 Invictus is here, and not for the faint of heart. You can't even play it until you achieve Tetris Maximus status. Can you survive against the best of the best?
Well, good luck. Porca puttana, we're also ragazzi. Adding in daily Cattivo missions questo. For some added challenges. Ah. By clearing these missions, you can acquire tickets and exchange Merda them vera, for a variety davvero, of custom themes. Sweet! To showcase your accomplishments, you're tossing in a vast array of stream, new player icons però. Too. Beyond that, the second wave of paid DLC is here as well. Sentiamo. In two-player share battle mode, pass a Joy-Con controller to a friend for a two-player game against each other and the CPU, and get together with friends to battle via local wireless cioè, risa on reale, Nintendo Switch systems for local reale, arena ragazzi. Mode. The version 2.0 update for Tetris 99 will be released on September 5th. A package Ora. Version including the game, DLC, and a Nintendo Switch Online 12-month individual membership bene. Will be available September 20th. Bene, bene. C'è chi è che sta sborrando in diretta, va bene. Mario and Sonic are ready to kick it old school in Tokyo. Mm. Mario and Sonic at the Olympic Games has become a tradition of its own. Mm. This time, sì. there are more than 20 events, including the 100-meter, karate, football, skateboarding, rugby sevens, sport climbing, badminton, gymnastics, surfing, and you know what? There's more where that came from. I see. Check out these 10 retro style events. Each one cos'è? Rocking some sweet 2D style graphics. Ma cos'è? They're all new, all retro, and very refreshing to play. On top of that, there are new mini games, unlockable characters, and a story mode in which Mario, Sonic, Bowser, and Dr. Eggman must escape from a game Cazzo. Based on the Olympic Games Tokyo 1964. Cosa? Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 will go for the gold on November 8th. Cazzo, bellissimo sembra essere la storia. The next Daemon X Machina demo will be here sooner come quello than you think. Del tennis che c'è la racchetta malvagia. Ahead of the game's release next week, the free demo version Daemon X Machina prologue demo will be available for download after this presentation. In this prologue, you'll man your arsenal through the beginning of the game, and all of your progress can carry over to the full game. If you've never played an action shooter game like this before, and you're wondering what they're all about, this is the perfect time to take one for a test drive. A key feature of this demo is the co-op mode for up to 4 players, and we're happy to report that it can be played via local wireless. So, gather your friends, and make the bosses feel like the little guys. The full game will also support online play. Be ready by customizing your arsenal and honing your skills on missions. What hides beneath your arsenal's armor? A god or a demon? Daemon X Machina will be ready for action September 13th. Vabbè dai, carino. A vederlo così non è male. The Star Wars classic so fun, it's back for more. Il ritorno dello Jedi, lo stronzo. Questo Kyle è lo stronzo Katarn, che devo fare tra poco. Agent of the New Republic is our only hope to stop a rogue Jedi. Get your lightsaber at the ready. Blaster in hand, and prepared to wield the full power of the Force. La forza, courtesy of Aspire, la forza. The single-player experience of Star Wars tra poco Jedi accesso, Knight 2 mamma mia. Jedi Outcast is coming to Nintendo Switch September 24th. Bene, sono contento. Poi? We've got new details on some upcoming games. Mm. Here's where my journey begins. You are Geralt of Rivia, mercenary monster slayer. Your current contract? Tracking down a living weapon known as the Child of Prophecy. Mm-hmm. You'll have a whole world to explore, at home and on the go, when The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition comes to Nintendo Switch on October 15th. Sono contento. And poi? All downloadable content and story expansions are along for the ride. Va bene, va bene. Become the most feared pirate in the Caribbean in Assassin's Creed 4 Black Flag. Then transform into the ultimate assassin hunter in Assassin's Creed Rogue. That's two action-packed games for one great value, with all past DLC and new features like touch control and motion aiming, coming exclusively to Nintendo Switch in Assassin's Creed The Rebel Collection. Va bene. Battle for survival at the edge of a savage frontier in the online free-to-play action RPG Dauntless. Whether you're a veteran looking to take your slayer on the go, or a rookie ready to forge your legacy, you'll hone your skills, craft and customize hundreds of gear options, and team up with other slayers to take down boss-sized behemoths. As you can see, the folks at Phoenix Labs are adding loads of new content in anticipation of the game's launch on Nintendo Switch, and there's plenty more on the horizon. Perché mi ricorda Monster Hunter? Forse non c'entra un cazzo, però. Open your calendar. More games are on the way. No, 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 no. Ma non doveva durare 40 minuti questo Direct, perché sembra già quasi finito.
Just Dance 2020, fucking normies. Poi bene, e questo ragazzi, se non c'era, cioè, meno male. E no, questo ragazzi, Farming Simulator, ragazzi, questo qua proprio, cioè, killer app. Questo dai, quasi quasi un giorno me lo piglio, ce l'ho su PlayStation 3, mai iniziato. Questo ragazzi, NBA, cazzo, con Michael Jordan, se ci fosse Space Jam. Call of Cthulhu, e non rispondere, cioè, pronto? No, e butti giù, cioè finiva lì. Il 2, mi fa ridere che hanno messo il 2. Sì. Tunz, tunz, tunz. E quindi... Ikaga deshita ka? Come sta andando? Atsumare Dōbutsu no Mori desu. 6月 ni koukai shita naiyō o... A me non interessa questo, però... ...aratamete koukai suru eizō o goyōi shimashita node... Qualcuno sborra. Qualcuno di voi sta sborrando adesso, sicuramente. Guarda anch'io. Ah, l'usuraio, ciao! Sì. Dai. Il K-pop. Thank you for choosing the Deserted Island Getaway Package. Che culo. A laid-back, relaxing time in a haven of nature awaits. For you and the other folks participating in the Getaway Package, the time's come to get into the groove of Deserted Island life. It may be a deserted island, but the Resident Services building at its center is here to support your needs, so there's nothing to worry about. Mm-hmm. For starters, we'll provide you with a tent. Please select the spot where you'd like it set up. Oh, and there's something else. We'd like to offer you an original Nook Inc. Nook phone. It comes pre-installed with a variety of apps for all your deserted island needs, including recipes for crafting tools and furniture. No che risponde Cthulhu. Let's start by crafting an axe. Ecco, we're going to need some materials. Ho già capito come funziona. Like branches. And stones. Then we'll head to Resident Services and use the workbench. Sì. Nicely done. You can use the tools you craft to acquire new materials, like this. And with those, you can craft more items. Feel free to place furniture inside or outside. You can fine-tune the arrangement so that the decor expresses your style, and you can fully enjoy the deserted island life. Not bad, though. Let's head back to Resident Services. Here we sell tools and furniture. We also buy your unwanted items, including any weeds you remove, as part of our island cleanup plan. In addition to the usual in-game currency, bells, you can also earn Nook Miles through the Nook Mileage program. You can exchange your miles for special items and recipes. You'll earn miles through a host of activities on the island, so be sure to take advantage of this program. There are many ways to experience the joys of life on a deserted island. Go fishing. Niente boss. Catch some bugs. Niente boss. Tend to flowers. Niente boss. And pick them to make a garland. Sì, ma niente boss. Che è? Thanks to crafting, even grazie, weeds cara. Have their uses. Anche io non me l'aspettavo assolutamente. A vaulting makes it easy to quickly cross a river. Ho riso troppo. A nutritious snack will help you shovel up a tree in no time. Plant it somewhere else to change things up in that corner of the island. Posso far nascere un boss nell'isola? No. The scenery changes with the time and weather. There will be sunshine,
cloudy days, rainfall, and enough wind to shake the trees. Depending on the time of day and the season, you'll encounter different creatures to catch too. Sociable types who live together on the same island can play simultaneously, up to four players at a time on one system. We hope you enjoy living together and working together in the same space. Non ti so rispondere. With a local wireless or internet connection, you can travel to another player's island for a total of eight players in one visit. The whole scene feels meant to be. Why not snap a photo with everyone and make it a lasting memory? Bene. How's deserted island life looking? What we've shown you here today is truly just the beginning. There's so much more waiting to be discovered. Ma c'è Donkey Kong! So many activities, animals to encounter, and more calling to you from the island. We can't wait for you to experience the Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. Quando metterete I boss mi avrete. Ma per ora, ragazzi, ancora niente. Ancora non sono convinto. Dai, su, fate la sorpresona finale perché c'è. 発売までもう少しだけお時間をいただきますが、楽しみにお待ちください。 Va bene. Sate, 次の映像が最後になります。 ご覧ください。 Fermi perché ora c'è lo spoiler. Ora c'è sicuramente uno spoiler, ragazzi. Questo, vediamo cos'è. My Breath of the Wild? No. My Breath of the Wild o Xenoblade? Che cazzo è? Se è Xenoblade mi faccio una sega in diretta, ragazzi. È Xenoblade! Ma è Xenoblade! Fermi. Do you wish to change it? Orca miseria. Huh? The future. È l'uno. Fanno il remake. Orca miseria. Vabbè che l'ho già giocato. Orca miseria cosa che l'ho già giocato. Ragazzi, però se non ci avete giocato dovete. È troppo bello, troppo. Ma veramente troppo. Ma non potevano farlo prima? Maledizione, che la gente col 2 se l'ha già spoilerato questo. Beh, sono contento, dai. 2010年に Wii で発売された Ci rigiocherò. ノリソフト開発の Xenoblade が Xenoblade Definitive Edition として Nintendo Switch で生まれ変わります。 C'è, ma proprio un remake, ragazzi. 来年2020年の発売を予定していますので 今後の続報をお待ちください。 本日の放送は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。 Vabbè dai, è stato un bel annuncio, questo qua alla fine. Finito. È finito il Direct, ragazzi. Ora c'è la parte dove, vabbè, Peggy 12. Fanno vedere come si usa Banjo-Kazooie, però onestamente non è che... Oh, se volete vederlo ce lo vediamo, eh. Smobra Director の Sakurai です。 Maito です。 Non penso che ci sia molto da dire. 前回勇者の使い方という番組を放送させていただきましたが、 今回バンジョー&カズイの使い方というものを続投でお話しすることになりました。 No, sì, でも皆さんあれから時間が経ったと思われるかもしれませんけど、 収録は実はその 2日後だったんですね。 Cosa? よく働くなと。 今回はダイレクト後の時間を少しだけいただいてお話をしたいと思います。 Ma cosa sono le risate registrate tipo The Big Bang Theory? プレイ画面は私一人だけだったんですね。 一人でこうやってコントローラーを触って遊んでました。勇者の場合は実は呪文とかをそのまま使うとですね、コマンドセンター。だから lo volete vedere, mi sembra che ve lo state andando. なので、わざと受けられるように後ろを向いたり技を出したりということをこっそりしてました。今こうやってやっていますけど、実はGameCubeのアナウンス。Allora, mi sembra di capire che qua gli annunci siano finiti. Aspettate. これをやると、プロコンでやると LR ボタンを間違えて押してしまうという。
問題があったために今やりにくいながらもこのようにしています。今回も2人1組で万丈和衣らしいことがありましたけど頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。万丈和衣の大冒険とは、実は昔、98年に任天堂64で出ていたスーパーマリオ64タイプのゲームです。万丈自体はディディコングレーシングというその1年前の作品に出ていました。その後、万丈和衣の大冒険が出た後、万丈和衣の大冒険2、そして日本では販売していませんがゲームボーイアドバンスの作品で2作品です。そして、ガレージ大作戦という作品が Xbox で出ています。ご存知の方はご存知かと思いますが、万丈和衣の大冒険は今はマイクロソフトの著作物ということになります。マイクロソフトさんは任天堂と関連を考えるとやっぱりライバルプラットフォームなわけですよね。その上で気持ちよく万丈和衣の CM という参戦を許してくれました。それは非常に感謝をしております。レアシャさんもすごく歓迎ムードでした。なお、万丈和衣の大冒険は、今遊ぶなら Xbox で遊ぶことができます。任天堂の番組で言ってしまいますが Xbox ぜひ遊んでください。曲についてです。万丈和衣の大冒険の本編は全体的にカントリー調の音楽なんですね。そのまま入れてしまうとどうも対戦感には合わないですから、今回はアレンジも頑張っています。そのアレンジ BGM をいくつか、このプレゼンの中で BGM として流していきたいと思います。せっかくですから、この辺の l'uno mi ricordo che uno mi stupiva particolarmente perché è lungo, sono un centinaio di ore, ma sono tipo un centinaio di ore dove aspettate, l'audio della diretta, ma l'ho abbassato l'audio, ma scusate, ma l'audio l'ho abbassato perché sta funzionando? Aspettate, ok, aspettate, come si chiude? Allora, これがスマブラにおける万丈和衣です。Allora, guardate come si fa。製品版とはカメラが違いますが、それは今回特別なロゴを使っていますので、その辺はご了承ください。原作における万丈和衣のアクションをいろいろと入れています。例えば、これ和衣ダッシュ、おー、finalmente finalmente ragazzi、oh, sto...Ecco, ho fatto dei discorsi, ho fatto, no? E sono andati tutti in merda, sono andati, vaffanculo. Perché tipo c'era l'audio troppo alto, ho abbassato solo io, pensavo di averlo abbassato anche per voi. Vabbè, niente, niente. Riassunto. sì, ma tipo, io non meno male che c'era, che ho dato un'occhiata alla chat, non mi ero accorto che era rimasto attivo il volume del... il volume delle cose, vabbè, ora l'ho tolto, no, per cui il problema è risolto. No, niente, riassunto di quello che stavo dicendo prima. Best annuncio, secondo me, Overwatch su Switch e Xenoblade Chronicles sempre su Switch. Giocate assolutamente a Xenoblade Chronicles, al primo, quando uscirà, perché è uno, come dicevo prima, uno dei giochi JRPG più belli che abbia mai giocato. E cos'altro? Basta, tipo, e cos'altro? Ah sì, fanculo Terry Bogard. Ragazzi, dai, andiamo a dormire che è tardi. Dai, non è stato male come direct, è stato figo. Sì, dai, abbastanza figo. Ora però vi saluto e finalmente è arrivato il momento che io e il mio arcinemico ci incontriamo, ossia il cesso, per cui io vi saluto, vado a fare veramente la più grande cagata del nostro secolo. Ragazzi, buonanotte a tutti, ci sentiamo, ciao ciao, orca miseria.